Stavo Andrea, parlando di ciao. Isabella Bossi Fedrigotti, una giornalista Sì. ottima, ma anche una grande scrittrice. Allora, Paolo, cosa ci puoi dire come introduzione sulla... Poi parliamo appunto di Amore mio, uccide Garibaldi, che è una chicca meravigliosa, è un dono, una gemma della letteratura fedrigottiana. A te la parola, Paolo. Certo, grazie, grazie tanto Andrea, grazie per l'invito a parlare questa sera. Di questo libro e di questa giornalista, anche la penna affinata del Corriere della Sera, per tanti anni ha scritto sul Corriere, un'osservatrice, diciamo così, della società, del costume, intervenendo sempre con puntualità, con acume anche, direi. Magari non sempre si poteva anche condividere, cioè un po' che non scrive, ma non sempre si potevano, come dire, condividere certi suoi articoli, certe sue prese di posizione, un pochino politicamente corrette, però ecco, nel 1980 fece un libro, a mio avviso, non solo appunto un libro straordinario, una gemma, come dicevi tu, ma anche politicamente scorretto. Perché? Ma perché andava contro il nazionalismo italiano, che sappiamo bene ha sempre come dire, fatto sentire la sua retorica dopo la fine della Grande Guerra, poi raggiunse l'apoteosi durante il fascismo, ma anche nello Stato repubblicano. Non ha mai fatto mancare appunto il suo nazionalismo, a volte davvero un po' becero. E quindi quello che ci è stato tramandato, soprattutto sul Risorgimento, quindi tutta insomma, fanfare, Garibaldi, Mazzini, queste specie di idoli. E invece Isabella Bossi Fedrigotti correva l'anno 1980, pubblica un romanzo storico ambientato nel Trentino nel 1866. 1866, chissà un po' di storia, che gli è stata anche inculcata la storia nelle scuole, terza guerra di indipendenza, cosiddetta terza guerra di indipendenza, cioè quelle guerre risorgimentali, avevano già portato peraltro, no, a 1861 la nascita del Regno d'Italia, Regno Sabaudo, ottenuto con la conquista pian piano dei vari liberi stati. 1859 viene meno, ahimè, il Lombardo-Veneto, quel regno che faceva parte appunto dell'impero asburgico, Milano e Venezia, uno stato straordinario. Finisce nel 1859, poi tra il 60 e 61 la conquista del sud. Poi nel 1870 sarebbe arrivato il turno della conquista di Roma, ma nel 1866 il regno Sabaudo guarda a est, guarda al Veneto e quindi si annette il Veneto e voleva anche, come dire, conquistare il Trentino, o quello che appunto oggi è la provincia di Trento. Il Tirolo, il Welsh Tirol, cioè come letteralmente tedesco, il Tirolo Welsh, cioè celtico, non latino. E quindi sappiamo tutti com'è andata, la storia ci ha tramandato le battaglie Bezzecca, dove appunto Garibaldi fu ferito, è entrato quindi anche lì, è entrato tutto nel corpus leggendario dell'eroe dei due mondi, che eroe dei due mondi che in realtà sappiamo bene essere stato un brigante, un ladro di cavalli, un avventuriero, ecco, però è stato anche, come dire, deificato dalla storiografia appunto patriottarda italiana. Isabella Bossi Fedrigotti, veniamo appunto a questo bellissimo romanzo. Costruisce una storia diversa e quindi non è l'eroe, non è visto da una parte dei patrioti italiani col tricolore e le camicie rosse, ma è visto da una parte austriaca,
in Austria particolare, perché vi stava la parte trentina, Isabella Bossi Pedrigotti è infatti di origine trentina, e la sua famiglia aveva appunto combattuto, esponenti della sua famiglia avevano combattuto contro Garibaldi. Questo libro è stato scritto praticamente attingendo a memorie e documenti familiari, lettere. Isabella mise le mani su questo epistolario, ecco, e ci fu anche il e trovò a un certo punto queste lettere tra il suo antenato Federico e la sua fidanzata, poi moglie, che era una nobile ricca signorina boema, Leopoldina von Lobkowitz, e quindi ovviamente anche lei suddita dall'impero asburgico. Quindi questa coppia si scrive e a un certo punto c'è in una lettera letteralmente questa frase straordinaria: amore mio, uccidi Garibaldi. Cioè Federico era stato chiamato a combattere, a fare il suo dovere per l'imperatore, per il Kaiser, per la Heimat tirolese, quindi aveva risposto alla chiamata dell'imperatore, difendere i confini, difendere i sacri confini austriaci, e quindi difendere i confini del Trentino, Westtirol, parte dell'impero asburgico. E Federico era partito sognando, come dice Isabella, azioni eroiche. E Leopoldina gli scrive di uccidere Garibaldi per poi tornarsene a casa. La frase, perché appunto nel frattempo si erano sposati, la frase testuale è questa: amore mio, uccidi subito questo Garibaldi, lo trovi, gli spari e torni da me, un eroe per tutti e non solo per gli occhi di una moglie incinta. Così gli fa anche sapere tra lusco e brusco che aspetta da lui un erede. E quindi bellissimo poi la storia, si vede tutto un mondo, quel mondo della Mitteleuropa. Io, come dire, non ho mai fatto un mistero di amare quel mondo gentile, quel mondo fondato su valori religiosi, civili, ecco, da tutta un'altra storia, tutto un altro mondo. E quindi e ovviamente è anche una storia diversa da quella che ci hanno raccontato a scuola, perché appunto ci hanno raccontato tutta una retorica risorgimentale, che i cosiddetti popoli irredenti, cioè i trentini, ma anche i triestini, altro non aspettavano che arrivassero i liberatori sventolando il tricolore, ma in realtà quelle popolazioni stavano benissimo sotto l'amministrazione austriaca, che lasciava loro massima libertà. L'impero asburgico era un impero che potremmo definire, utilizzando un termine oggi un po' desueto, un impero federale, federalista. Ogni popolo aveva i suoi diritti, le sue libertà, gli usi e i costumi. E tutto questo poi i trentini lo persero una volta unificati, annessi. Però appunto le vicende di quel 1866 vengono appunto raccontate, è un romanzo affascinante. C'è il fronte italiano, c'è anche il fronte ovviamente austriaco, trentino, e poi appunto vengono rappresentate anche questi volontari di Garibaldi, le sue camicie rosse, ecco, che tra l'altro anticipavano di credo 80 anni circa altre camicie rosse che fecero quello che sappiamo anche nell'Emilia del dopoguerra, eccetera. Bene, dal fronte appunto Federico scriveva quasi ogni giorno a Leopoldina, e in queste lunghe lettere è riflessa la realtà di quella guerra, vista con gli occhi di un uomo e di un ufficiale che appunto non simpatizzava affatto con i fautori della cosiddetta annessione all'Italia. Quindi è un libro ispirato a una storia vera. Certamente quando uscì questo libro non,
Non fu molto gradito, parlavamo qualche settimana fa anche di un libro altrettanto poco gradito di uno scrittore vissuto a Varese, Guido Morselli, Contro passato prossimo, dove immaginava sempre uno scenario invece di prima guerra mondiale con l'Austria che vince, era uno scenario diciamo così utopico. E questo libro, come gli altri che aveva fatto Morselli, gli venne rifiutato, non venne pubblicato, e anche quando Adelphi lo pubblicò ci fu chi diceva che insomma un libro del genere si sarebbe potuto anche farlo meno. Insomma, il mito del Risorgimento è inattaccabile, è intoccabile, e invece appunto la Bossi Fedrigotti ce lo racconta, ci racconta quelle vicende, davvero da questo punto di vista di qualcuno che non ha mai avuto la possibilità di esprimersi, cioè i trentini, perché appunto tutta la vulgata ufficiale diceva che erano lì ad aspettare i liberatori, e invece no, dai racconti che vengono fatti, che sono fatti appunto da queste lettere, da questi scambi tra i trentini stessi, che dicevano che la popolazione vedeva le incursioni dei garibaldini nelle valli come un flagello, lo chiamavano letteralmente un flagello, Garibaldi il flagello di Dio. E quando finalmente a metà di agosto del 1866 la guerra venne fermata, perché sappiamo appunto il re Vittorio Emanuele viene ad un accordo con la Prussia, peraltro, ecco questa fine della guerra, e il rimanere fermamente ancora del Trentino nell'Austria venne accolta da un generale giubilo che la Bossi Fedrigotti c'è testimonia in questo libro. La gente in ogni valle del Trentino gridava viva l'Austria, ecco, quindi a conferma che proprio c'era questo grande amore. Tornati alla pace, faccio un po' di spoiling, ma non dico tutto, però d'altra parte è un libro uscito 40 anni fa, Leopoldina e Federigo conosceranno anni sereni e laboriosi e invecchieranno senza arrivare a quella terribile annessione con l'Italia del 1918. E quindi ancora nel libro si vedono lettere che si scrivevano, che se vogliamo anche un bellissimo romanzo d'amore, non è soltanto un romanzo di storia, un romanzo appunto che a chi come me non ha molte simpatie per il Risorgimento fa un grande piacere, ma è anche un romanzo d'amore. Il ritratto di un quasi un po' anche un po' severo di questa famiglia di un tempo, come crescono i figli, i nipoti, addirittura arrivano anche i pronipoti, ecco, poi appunto i due anziani coniugi muoiono, non vedranno appunto la fine del Trentino austriaco, e quindi Federico vivrà ancora con il ricordo di quando si era battuto coraggiosamente contro l'invasore Garibaldi. Ecco, due precisazioni. La prima, molto banale, è che però si rivolge magari ai pochissimi ascoltatori nostri che non hanno presente in questo momento, ma magari ce l'avevano, ma soltanto per smemoratezza, la cronologia della vita di Garibaldi. Cioè, quando Garibaldi arriva a Bezzecca, ha già fatto quel patto faustiano dell'ottobre del 1860 con il mondo dei Savoia. Questo deve essere chiaro, no? Cioè, qui è un Garibaldi âgé, un Garibaldi un po' attempato, che continua a insistere su questa gloria, questa voglia di gloria, ecco, che comunque non gli era bastata quando aveva sottratto le casse del Mezzogiorno, la vera cassa del Mezzogiorno, quella che è stata rifatta negli anni 60 al re Franceschiello, e che quindi voleva farsi bello di fronte al mondo ancora una volta, conquistando anche il Trentino e il Sud Tirol. Questa, quindi siamo nel 66, il 60 è già passato, c'è
presente un'unità d'Italia che dal punto di vista dei garibaldini doveva essere conclusa, compiuta attraverso quella operazione. Ecco, no, beh, perché sai, io sono un insegnante molto, come dire, pedante, lo ammetto, però magari a volte le date non sono sempre chiarissime. Poi la seconda osservazione è che in quegli anni lì, io ne ho parlato anche nel mio Il pensiero leghista, ci furono dei movimenti d'opinione fortissimi che non sono rubricabili solo al cosiddetto leghismo, anzi erano molto più ampi, che riguardavano soprattutto la terra lombarda, la terra veneta, la terra trentina e in parte la terra triestina, laddove proprio uomini di cultura anche, magari qualcuno partendo anche dal fronte marxista, perché no, altri da altri fronti, cattolico, liberale, ma in quegli anni, stiamo parlando da metà 70 a metà 80, c'era veramente un movimento d'opinione che aveva ancora la forza e la libertà per potersi esprimere. Perché un libro come questo, Paolo, oggi non riuscirebbe a venire pubblicato, porcaccia la miseria, per colpa anche, mi si permetta, di un certo Roberto Benigni che è arrivato a cavallo al Festival di Sanremo del 2011 sostenendo in maniera becera l'unità assoluta del territorio nazionale. Noi non siamo di per sé contro l'unità, ma quel modo con cui 150 anni dopo, ecco, il giullare di bassa lega, ecco, Roberto Benigni, ha voluto far credere che le cose fossero state già decise a Bovo, ecco, in quella direzione, non c'è affatto piaciuto. E lì si è aperto poi un decennio, quello che è stato il decennio che ha stravolto veramente il mondo, l'Italia, che alla conclusione del quale, purtroppo, parlare ancora di queste cose diventa un po' difficile. Tu come la pensi, Paolo? Certo, vabbè, hai fatto benissimo ricordare quella guittata di Benigni, che tra l'altro così segnava anche la nascita, no, c'era già da un po' di tempo, ma così il trionfo di un certo, come dire, strano nazionalismo di sinistra. Cioè il nazionalismo è stata una cosa vista anche un po' più di destra, eccetera. Poi a un certo punto nacque un patriottismo, un nazionalismo italiano di sinistra, la Costituzione più bella del mondo, appunto, sempre Benigni anche lì, la Costituzione, ti ricordi che lo cantò la Lesse, eccetera, eccetera, fu forse proprio lui a definirla la più bella del mondo, vabbè. Certo. E poi, come dire, il rinnovarsi del culto di Garibaldi. Ecco, Garibaldi, prima dicevo le camicie rosse, eccetera, non dimentichiamo che comunque era stato già accalappiato, fatto proprio dalla sinistra, quando nel 1948, alle elezioni, che erano le prime elezioni libere dopo la caduta del fascismo, nel 1946 il referendum repubblicano, poi nel 1948 le prime elezioni politiche, e lì i socialisti e i comunisti si presentano tutti insieme con il volto di Garibaldi. Mettere la faccia e martello poteva fare paura un po' ai ben pensanti, e allora Garibaldi, considerandolo comunque una specie di proto-comunista, perché appunto si batteva per i poveri, la bandiera rossa, eccetera eccetera. Giustamente c'è un passaggio nel libro che dice, appunto Fedrigo dice alla moglie: cosa possono pretendere gli italiani da questo brigante? Dicono che da giovane in Sud America abbia fatto il pirata. Ecco, quindi aveva gli occhi, aveva lo sguardo lungo, e certamente, anche se appunto Rovereto, perché appunto Fedrigotti erano di Rovereto, quindi vicinissimo al confine con l'Italia, era un tiro di schioppo, solo dal confine, da Riva del Garda, che è il primo paese del Trentino,
quindi il Garda segnava un po' la fine, e quindi era informato, era ben informato, dicono che da giovane in Sud America abbia fatto il pirata, cioè la fama l'aveva accompagnato, e non solo il pirata, ha fatto anche il ladro di cavalli, eccetera. Quindi poi nel sud ne aveva fatte di cotte e di crude, vedendo anche, come dire, assolutamente. Io ripeto da tempo, no, l'Italia poteva anche nascere, ma non in quella maniera lì. È stata la peggiore delle scelte storiche che sono state attuate. Ricordo a tutti che Cavour, Camillo Benso Conte di Cavour, quando va a Plombières e stabilisce i patti con Napoleone III, scrive e sottoscrive l'esistenza possibile di tre Italie, quindi praticamente di un'Italia federale, o meglio confederale. Cavour, stiamo parlando di Cavour, non dell'ultimo arrivato che si era intromesso nelle faccende risorgimentali, ok? Ecco, questo, non dimenticatelo, no, perché per dovere storico innanzitutto dobbiamo dire questo fatto. Ecco, poi va bene, le cose andarono diversamente, siamo alla fine.